Buongiorno Shur, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video in collaborazione con Ornella Maffei del canale Bellezza Selvaggia. Abbiamo deciso di fare questo video insieme per proporvi delle camicie. Sarà quindi un video di abbigliamento e queste qui saranno tutte le camicie che vi farò vedere e daremo dei consigli su come indossarle. Allora, io sono felicissima di collaborare con Ornella perché è una persona dolcissima, oltre che essere brava e molto sensuale. Quindi vi invito ad andare sul suo canale e vedere il video gemello a questo, che cosa ci propone Ornella, e iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto. Quindi, prima di iniziare questo video, vi invito a iscrivervi al mio canale e seguirmi su Instagram, attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video e lasciarmi un like. Ora possiamo iniziare. Allora, iniziamo subito da questa camicetta. Allora, è nera, come potete vedere, con i fiori rosa, quindi per la primavera è stupenda, anche se a me piace molto anche in... Oh, scusate, ma mi vedevo troppo buia e ho alzato le soft box. Infatti mi vedo un po' più luminosa, che le avevo messe troppo basse. Spero che si veda bene adesso. Allora, dicevo di questa camicetta che io l'ho usata anche in inverno, ovviamente per andare in qualche locale, anche se quest'inverno non siamo usciti. Però questa ce l'ho da un annetto, non mi ricordo, c'è il video comunque sul mio canale dove, quando l'ho comprata. Questa è una camicetta di Badoo e da un po' che non compro lì, eh. A me piace tantissimo, è veramente carina. Allora, dicevo, è una camicetta che va messa incrociata, però fa una bella scollatura e non c'è bisogno di mettere sotto qualcosa perché vi copre bene il seno. E poi ha questo fiocchettino qui che la rende più carina e risalta ancora di più il décolleté. Questa camicetta io l'ho messa su un pantalone classico nero, ma anche su un pantalone sempre nero più sportivo, e stanno bene, oppure potete usare un colore che si avvicina al rosa ma anche al verde perché richiama comunque la camicetta. Quindi abbiamo tre colori che possiamo indossare con questa camicia. Ovviamente ci dobbiamo avvicinare un pochino al colore, cioè non deve essere troppo diverso perché sennò sarebbe un po' un pugno in un occhio, almeno per mio gusto. Questa è una S e niente, questa è la prima. Cambiamo un pochino più, diciamo, sul classico. Allora, questa camicia è di Zara. Questa camicia è di Zara, mi piace tantissimo. Trovo che Zara tira fuori delle camicie spettacolari e tra l'altro tante camicie di Zara le trovate su Shein, sì, magari con un materiale diverso ma le pagate molto meno, e ha il polsino così che è carinissimo, e poi ha tutto a questo volant, spero che si dica così, volant Grigori, come lo chiamate, e poi ha questo nastrino che io per esempio l'altra volta l'ho tenuta aperta e questa qui l'ho chiusa qui, sembrava che avesse una cravattina un po' aperta, oppure la chiudete fino al collo e ci fate un bel fiocco. È una camicia stupenda, veramente veramente bella. L'unico difetto che ha questa camicia è quello che vi fa puzzare un po', cioè a fine giornata se sudate puzza un po', probabilmente per via del tessuto, anche se su è un tessuto fresco non dà calore, però ovviamente sotto le ascelle capita, abbiamo il cappotto, siamo un po' più coperti, di sudare un po'. E niente, questa camicia ovviamente la potete indossare con
una bella lunghette nera oppure anche chiara, volendo, perché riprende sempre la camicia. Io questa sulla lunghette ce la vedo proprio la morte sua, con un bel tacco 12, scarpa, décolleté nero, wow, stupenda. Però è molto versatile, quindi va su anche su un pantalone sportivo, lasciata un po' aperta, appunto, è più sportiva ed è meno classica. E la vedrei bene anche su un bel pantaloncino, quelli di Zara, sì, tipo gonna, pantalone. Devo dire che le camicie mi piacciono perché sono molto versatili, si possono mettere ovunque, basta abbinarle bene. Questa camicia ogni volta che... Aspettate. Allora, questa camicia è sempre di Zara. La devo portare a stirare perché ho fatto la cavolata di lavarla io, però a parte che è veramente tanto stropicciata, quindi scusatemi, ma è un sacco che non la uso e onestamente non me lo ricordavo, anzi io mi ricordavo di averla portata in tintoria, quindi non ricordo. Comunque adesso la darò a mio marito e gliela farò appunto stirare per bene in tintoria. Perché è una camicia stupenda, ha un collo, vedete, molto aperto e molto scollato, però quando l'avete indosso rimane qua, un po' giù scesa dalla spallina, arriva qui però non si vede niente, vi scopre le spalle, è molto sexy. Ogni volta che l'ho messa mi hanno fatto sempre dei super complimenti. Poi è arricciata qui, vedete, e al polsino potete tenerla così, o la potete tenere così. E niente, questa camicia io l'ho sempre indossata in un modo abbastanza classico ed elegante, perché questo décolleté poi stirata bene, comunque dà quel senso di un po' di rigidità. Infatti quando la metto rimango sempre un po' così. Sapete quando andate dalla parrucchiera, quando eravate ragazzine, e non girate la testa per non spettinarvi? Ecco, questa camicia a me mi fa quell'effetto lì, quindi di muovermi poco, perché sì, non è comodissima, non so come spiegarmi, però fa veramente una scena pazzesca che vale la pena metterla per qualche occasione particolare. Quindi io questa la consiglio su una gonna a un pantalone classico, perché è la morte sua. Adesso la metterò da parte e la farò stirare. Aspettate che questo non c'entra niente, mi sono dimenticata di toglierlo. Passiamo a questa camicetta che è di Elisabetta Franchi. Guardate che bella che è, lucida, veramente bella. Questa io la metto con la sua gonna, quindi più o meno ha lo stesso colore, però l'ho indossata con i jeans ed è stupenda perché si abbina bene col colore dei jeans. E addirittura da Elisabetta Franchi mi avevano detto di metterla con una gonna che fosse rossa, che fosse rosa, di mischiare questi colori forti perché stanno bene e Elisabetta gioca con queste cose. Quindi io non ho mai fatto questi cambi, però amo questa camicia follemente. Dietro è semplicemente così. Questa camicia, questa qua ce l'ho da tanto, però mi piace, la trovo particolare e non credo di darla via, la terrò anche come ricordo. Allora abbiamo tutto questi, come si chiamano questi cosini qua, questi rouge di finta pelle con il colletto in finta pelle, e abbiamo i polsini in finta pelle, che io adoro questo abbinamento, mi piace tantissimo. La camicia è di Imperial ed è più corta davanti e più lunga dietro. Questa camicia la ho indossata con un panta collant o fuso, come volete chiamarlo voi, a vita alta. L'avevo messo di finta pelle ed era stupendo con i tacchi, perché era a vita alta, quindi non si vedeva niente, la camicetta arrivava giusto qui, dietro un po' più lunga. Passiamo alla camicia di Yucca. Questa camicia l'ho pagata tantissimo, veramente tantissimo, un po' me ne sono pentita,
perché ha un taglio troppo da signora, troppo classico, e infatti l'ho usata pochissimo per questo. Questa è di seta ed è difficilissima da, come si dice, da indossare, nel senso che la seta non è elastica, per cui se voi fate un movimento che la tirate si tira come una calza. Infatti questa qui un pochino, vedete, un pochino qua ha questo effetto. Allora, la mia amica mi ha detto che ho sbagliato io a lavarla, perché io l'ho lavata a mano, ma lei dice che a lavarla a mano non mi ricordo l'effetto che gli fa e non va bene, bisogna portarla in tintoria e lavarla a secco. Adesso io non so se è possibile recuperarla questa camicetta, di farla tornare insomma normale, magari un buon lavaggio magari la può far tornare normale, diciamo. Vedete anche qua, guardate qui, non so se si vede, cioè si è rovinata tutta e è leggero, cioè se io le indosso non è che voi vi accorgete che c'è questa riga, è proprio impercettibile, però c'è. E quindi se tornassi indietro non la comprerei più. Questa camicia l'avevo presa abbinata a dei pantaloncini, sempre di yucca, con la giacca stile kimono. E quindi questa era, andava dentro così. Diciamo che quando avevi sulla giacca questa si notava poco, se non per il colore. Guardate che mi fa male il braccio. E niente, la uso, però ripeto, se tornassi indietro non la prenderei più. Quindi pantaloncino, gonna, pantalone, insomma anche questa è molto versatile, ma è diciamo una camicetta casacca, per cui si può usare anche sciallamente così. Vedo un raggio di sole! Ultima camicia è questa qui, è sempre una camicia a casacca, vedete? Questa qua è di Gucci. Ma ho preso la stoffa e me la sono fatta fare dalla mia amica Lady Jo, che sapete che lei è stilista, sarta, fa tutto lei è una persona completa, disegna, cuce, e, insomma fa tutto, è una stilista a tutti gli effetti. E niente, quindi ho preso la stoffa, mi ha fatto questa camicetta, gli ho dato io il disegno, anche se inizialmente doveva essere più corta. Ma quando gli ho fatto fare questa camicetta avevo più pancia, per cui lei mi ha consigliato di renderla più lunga, anche perché volendo in estate si può usare come vestitino, magari mettendo sotto un pantaloncino, perché se non mi ricordo male qua era un po' corta, ma perché io ho anche un po' il sedere non piccolo e un po' pronunciato, perché appunto l'allenamento mi ha portato ad avere un bel fondoschiena, però in fuori, però avendolo in fuori cosa comporta poi che i vestiti dietro ti vanno corti, quindi se siete un po' più asciutte questo vestito vi andrà bene proprio come vestitino. Quindi io lo indosso appunto come vestito o sotto con dei fuso pantacolla, l'ho messo con i jeans, lo potete mettere con il rosso, con il bianco, con il oro, con il verde, niente, dietro, perché anche questa qui è in seta. No, dov'è la cerniera? Oddio, la cerniera è qua. Aspettate, eccola qui. La cerniera è qui a scomparsa. Vedete? Cioè, c'è la cerniera ma voi non la vedete. Fighissima. Cioè, veramente, io una camicia con la cerniera nascosta non l'avevo mai vista. È veramente una donna piena di idee. E quando vado là, oh, mamma mia, vedete? Ah, fa anche le sue buste, comprerai tu. Questo è quanto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia, che vi abbia dato qualche idea. Vi ringrazio Ornella per questo video, grazie Ornella, è sempre un piacere collaborare con te, mi sono divertita un sacco. Niente, noi con te ci sentiamo dopo, il video termina qui. E noi ci vediamo domani appunto con un nuovo video, ma prima di andare via, e raga, facciamo festa? Sì! Mi sono avvicinata troppo. Ciao!